fanno, non si levano mica un euro dalla loro tasca, e non soltanto non lo fanno, ma criticano anche noi che lo facciamo, perché poi alla fine si deve far passare il concetto che una persona onesta sia una persona che non sa fare nulla. Invece il nostro progetto è basato esattamente sull'onestà e sulla competenza, e lo dimostriamo tutti i giorni. Superiamo la loro sottocultura che attribuisce alla persona onesta una persona incapace. Sono loro le persone inconcludenti ed incompetenti. Oltretutto, perché soltanto una persona realmente incompetente non sa quello che fa, ed è a questo livello di disonestà da trascinare il paese in queste condizioni economiche. Tra l'altro, la loro incompetenza è proprio dimostrata con i fatti. Guardate, vi racconto una cosa. Solo pochi giorni fa stavo in una trasmissione televisiva, anche tra le più famose, diciamo così. A un certo punto si parlava di Banca Italia. Noi abbiamo un progetto molto chiaro di nazionalizzazione, di fare in modo che la Banca d'Italia torni ad essere nostra, dei cittadini, perché ad oggi parte, buona parte del capitale di Banca Italia non appartiene a noi, purtroppo, ma a banche private, a cui vanno anche gli utili di Banca Italia. Bene, quando ho detto che Banca Italia in parte non era pubblica, ma era appartenente alle banche private, quindi una parte degli utili andava alle banche private, beh, tutte le persone, quindi, che rappresentavano tutti i partiti, tutto l'arco parlamentare, si sono messe a ridere e hanno detto che questa cosa non era possibile. Ma voi vi rendete conto in mano a chi stiamo? A gente che non sa neanche questo, non sa neanche che Banca Italia è privata. E poi chiamano a noi incompetenti, dicono che gli incompetenti siamo noi. Noi con le banche ci abbiamo parlato, abbiamo creato un prodotto ad hoc specifico per il microcredito, una cosa chiara, trasparente, semplice. Tutte queste cose, questi concetti che sembrano dover essere la normalità in questo paese, soprattutto nel mondo della banca e della finanza, sono diventati complicatissimi, sono inesistenti, è tutto complicato. Noi abbiamo creato un prodotto semplice, che se tu hai quei requisiti, accedi a quelle condizioni di credito, che tu abiti a Bolzano o abiti a Palermo. Se sei una persona che non ha nulla ma ha un sogno da realizzare, tu puoi realizzarlo grazie al microcredito, in modo semplice e chiaro, con un prodotto che abbiamo realizzato in 3 fogli che spiegano tutto, e che il cittadino porta in banca e pretende quelle condizioni. Questo è il nostro modo di fare politica, questa è la nostra proposta di credito. E allora per Roma dobbiamo chiedere, pretendere un cambiamento reale. Noi dobbiamo cogliere questa importantissima occasione. Virginia rappresenta veramente tutto quello che è la nostra realtà, la nostra verità, quella che vogliamo portare all'interno del Campidoglio. Virginia non è come gli altri candidati, tutto che tutto hanno fatto perché spiegare cosa faranno quando questa città non li avrà eletti, perché non li eleggerà a sindaco. C'è Giachetti, c'è la Meloni, che hanno conservato le loro poltrone ben strette in Parlamento. E cosa faranno quando non verranno eletti sindaco? Che fanno? Fanno i consiglieri comunali? Oppure tornano a 20.000 euro al mese in Parlamento e me li devono anche sopportare quando vengono, quando si degnano di presenziare? Bene, allora ragazzi, è veramente tutto molto chiaro. Abbiamo una grande occasione e tra pochi giorni diventerà realtà.